Centro Network. È evoluto, quindi sei più svedese che palermitano, a una che ti fa le corna dice va bene, posso capire, io non posso capire. Sul piano antropologico io sono più come Zaia, cioè se una mi fa le corna deve pagare. Vero è, c'era dietro la solita marocchina, quindi che sarebbe stata Isoardi aver fatto una risposta contro, che poi un buon leghista veda qualche marocchina è anche una forma di apertura verso mondi diversi, insomma, nella nostra società. Quindi direi, intanto indicherei l'esempio morale di Berlusconi, che è dato anche a Salvini, a Tarci. Poi vorrei dire che, oltre alla simpatia umana per queste ragioni, che sono legate al vino, cioè l'ebbrezza erotica e l'ebbrezza del vino hanno delle consonanze, al di là delle limitazioni sessuali che la seconda non pone la prima. Però quando ha detto, io sono figlio di un meccanico, oltre all'eleganza naturale che ha di prova che suo padre è stato un genitore che lo ha indirizzato verso una dimensione di grande capacità di rappresentanza, quindi non lo ha limitato all'officina. Però ha detto io nego di essere figlio di agricoltori, perché qualche, non so chi sia stato, a riproverargli un conflitto di interessi. Ora io posso dirvi questo, nulla si può fare bene senza un conflitto di interessi. Il vero limite del vostro presidente è non essere figlio di agricoltore. Questo è il suo limite. L'avrei dovuto dire io conosco bene l'agricoltura e per questo me ne occupo. Invece il mondo è pieno di coglioni che si occupano di quello che non sanno. E per questo non vanno i governi. Abbiamo un modello culturale adesso di uno che pensa che Ravenna sia in Emilia, che pensa che il congiuntivo sia una malattia degli occhi, che pensa che questa è l'Italia che abbiamo davanti, l'Italia degli incompetenti, che votano gli incompetenti per poter finalmente creare un governo del nulla, come dimostra la Raggi a Roma, cioè più chiaro di così. Allora, l'unico vero difetto di Zaia è di essere figlio di un meccanico invece di uno che coltivava il vino, aveva un campo di amarone che lui adesso controlla perché il amarone è suo, più una cosa è mia più la difendo per tutti. Se io non ho un conflitto di interesse, sono un coglione. Io vivo di conflitti di interesse. Quindi questo un po' mi dispiace. Secondo me lui avrà la madre agricoltora. Non sarebbe stato altrimenti un così bravo ministro dell'agricoltura. Io ero sindaco di Saleni e lui veniva a fare la vendemmia. E certo che hanno pensato che fosse uno di famiglia, perché stava lì, pigiava ancora con i suoi piedi nudi, bravissimo. Di notte, comunque. Quindi voglio dire questo, la sua scusarsi è sembrata come dire io sono un uomo come fanno oggi tutti, io non ho conflitti di interesse, come non c'è. Se non ce li hai chi sei? Ma l'avete visto uno senza conflitti di interesse come Renzi, come è finito? Cioè, non per parlare di uno del passato, insomma. Cioè, non... Vabbè, detto questo, volevo dire che mi era piaciuto, non avrei voluto parlare di questa materia perché non siamo neanche in un periodo opportuno, insomma le elezioni sono lontane, cioè quelle vere. Detto questo, la domanda che tu mi fai è interessante perché devo dire una seconda cosa che mi renderà particolarmente impopolare. Oggi sono attaccato in prima pagina da Celentano perché ho mandato a fare il culo Formigli sul tema dell'educazione delle baby gang. La baby gang, per educarli mettiamo tutti al riformatorio, no, basta farli diventare altro che baby gang. Zai e io potevamo essere due ragazzi di strada, perché siamo diventati così bravi? Perché abbiamo capito che era una strada sbagliata. Dante cosa dice? Dà l'indicazione precisa, dice che noi siamo fatti per seguire conoscenza, crescere, dobbiamo mostrare delle cose belle. Dobbiamo mostrare, se tu fai vedere gente con i coltelli, con le pistole, non siamo nati per essere brutti e compiacerci dell'essere brutti, perché il nord va meglio del sud? Perché non c'è il compiacimento di essere criminali così fino in fondo, lì sono contenti di essere criminali. E tu lo devi dire questo, non è che no, ma è bello mostrare questo mondo, perché quindi in questa condizione devo dire, io sono reduce da un ultimo conflitto armato con una violenza televisiva inusitata, per me che sono una persona gentile, gli ho detto stronzo a Facuzzo, quelle cose che uno dice a un amico, ma non è un mio amico, anzi lo guardo con disprezzo, con profondo, Celentano non capisce quindi, quando dice una cosa. Invece volevo dire che io come teppista veronese sono poco adatto a questa riunione, perché io sono un sostenitore totale, fanatico, universale, europeista del Lambrusco. Conseguenza dell'effetto del vino, cioè uno bevendo sta meglio, bevendo si ubriaca e quindi mi viene in mente
qualcosa che appartiene più al sogno che alla realtà. E quindi ecco che negli ultimi anni si è pensato di portare il mondo agricolo, il mondo del vino, verso la trasfigurazione dell'arte, che ha fatto la grande mostra qui a, proprio al Palazzo della Gran Guardia, con un risultato controverso rispetto all'esito, perché in fondo non si è ancora evidentemente accettato che i due mondi debbano, possano convivere, ma il fatto che si continui a parlarne è la prova che l'arte ha fatto una lunga strada fino a tornare in prossimità della vita, dove il vino ha la sua dimensione dominante. Quindi mi sembra che sia questo, visto che sia la terza o la quarta volta che io vengo a parlare di questa materia qui, e la mostra di cui abbiamo parlato, vuol dire che i tempi sono maturi. Grazie mille, a posto. Professore, arte e vino. Ancora non il cazzo con l'arte e vino. Vivi Centro. L'ho appena detto. Arte e vino è un connubio di cui si parla negli ultimi anni, perché il vino è entrato in una dimensione più sofisticata, al di là del mondo contadino, in una produzione che prevede sempre maggiore raffinatezza, e quindi l'arte, che è un'espressione della vitalità dell'uomo, esce come un riferimento inevitabile della vitalità del corpo che dà il vino. Il vino dà vibrazioni, eccitazioni, sogni, e quindi dalla produzione dei campi si arriva facilmente alla produzione del pensiero, dell'idea degli artisti. E quindi negli ultimi tempi io qui, in diverse occasioni e anche in questa stessa sede, una mostra, hanno messo in luce questo rapporto che ha una lunga storia, che è la storia della vita. Di Verona. Quindi oltre all'Amarone, che è stato uno sbaglio del 18, abbiamo uno sbaglio di bottiglie consegnate stamattina. Ci dica lei. Esatto, per vostra fortuna abbiamo sbagliato e così sono riuscita a reperire due bottiglie del 1999 dell'Amarone Corte Graf, che è una cosa abbastanza rara, insomma, per noi, le ho trovate in cantina per caso. È una tappa molto interessante secondo me, perché ci dà modo di vedere l'evoluzione, appunto, che da una tappa come il 99 è passata, è arrivata ad oggi, per poi fare un confronto col 2010, cioè che è quello che abbiamo in commercio adesso. È più leggero come il grado alcolico, è più erbaceo secondo me, come sentori si sentono molto anche il tabacco, la rosa secca e questo tipo proprio evoluto, insomma, no? Come dovrebbe essere. E la cosa fantastica secondo me è che comunque è ancora molto fresco e molto molto piacevole, per cui ci avete più assaggiato. Dobbiamo assaggiarlo, assolutamente. Bene, proviamo. Vivi Centro Network.